Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È un modo per mettere un coperchio a una situazione mal gestita o torniamo al ragionamento di Luca? Dei file che non si possono toccare, ma qualcosa all'opinione pubblica che ha votato i partiti di centrodestra bisogna darlo da mangiare. No, io ripeto, io ho abbastanza sentore. Se questo è il tema della discussione, io penso che tutto questo dibattito sui diritti non coprirà i problemi reali del paese, i problemi economici, i problemi dell'immigrazione, della gestione dell'immigrazione, non i problemi della sanità, di quel genere. Se questo è il tema, ve lo dico chiaro, non servirà. Dopodiché, sul tema in sé, io non penso che la Procura di Padova risponda all'indicazione del governo, perché non, a meno che a voi risulti che la Procura di Padova si muove su indicazione ministro Roccella, dichiariamo che la Corte Europea dei diritti della Corte di Strasburgo si muove su indicazione del governo Meloni, e mi sembra che si fa una discussione su cui evidentemente abbiamo posizioni diverse, ma che non pone un attacco nei confronti dei diritti. Io penso che non ci sia nessun attacco, io penso al contrario, ripeto, so di non essere condiviso in questo studio, però io penso che i diritti dei bambini che nascono con la maternità surrogata devono essere tutelati. I primi diritti da tutelare siano quelli dei bambini che nascono con la maternità surrogata, con l'utero in affitto, chiamiamolo come vogliamo, e che quei diritti dei bambini non vengono tutelati, anzi si usano queste manifestazioni di diritti per andare verso una cosa che per me, sbaglierò, però per me la maternità surrogata, l'utero in affitto è profondamente, radicalmente sbagliata per la donna e soprattutto anche per il bambino, questo è il tema. Se il tema mi dici si usano, usare queste cose per distrarre l'attenzione, chiunque lo faccia, è un trucco da una che non parte riesce, sì, anche perché vale è stato per preceduto governo, questo vale provvedimento per sì certo, vale io per arriviamo. Il governo vale per la Schlein allo stesso modo. Se qualcuno pensa di usare un tema così importante e così rilevante per coprire qualcos'altro, per coprire le sue debolezze di partito interne, fa una cavolata sesquipedale. E ora arriviamo